E intanto si va avanti, si piange per niente, per non ridere, e a poco prende una vera tristezza, una vera tristezza. Tutti quelli che avrei potuto aiutare, salvare, uscivano da tutti gli angoli, uscivano da tutti gli angoli, da tutti gli, tutti gli angoli. Ma riflettete, ormai siete al mondo, non c'è più rimedio. Andate e amatevi, leccatevi gli uni con gli altri. Quando non volevano il pane, volevano le brioche. Levatevi dai piedi, tornate alle vostre orge, tutta quella roba, nemmeno un cane, vero? La fine è nel principio, eppure si continua. Potrei forse continuare la mia storia, finirla e cominciarne un'altra. Potrei forse gettarmi per terra, piantare le unghie nelle crepe e trascinarmi avanti a forza di polsi. Sarebbe la fine. E io mi chiederei che cosa mai l'ha fatta arrivare. Ma perché? Ma perché ha tanto tardato? Sarei là, nel vecchio rifugio, solo, contro il silenzio, l'inerzia. Se riesco a tacere e a restare tranquillo, mi sarò liberato del suono, del movimento. Avrò chiamato mio padre e avrò chiamato mio figlio. Anche due volte, tre volte, nel caso che non avesse sentito la prima o la seconda. Mi dirò, tornerà. E poi? Non ha potuto, è andato troppo lontano. E poi? Fantasie di ogni specie. Dopo dei passi, il respiro trattenuto, puoi parlare presto. Delle parole, come il bambino solitario che si mette in diversi, in due, in tre, per essere insieme, parlare insieme, un istante dopo l'altro, come i chicchi di miglio, pluff, pluff, di quel vecchio greco, pluff, pluff, e tutta la vita uno aspetta che questo gli formi una vita, pluff, esserci, ma guarda un po', né lontano, né morto.